Come definire i Verdi di Taranto? In un modo molto semplice: incoerenti, pseudo-ambientalisti, poltronisti. Infatti, a seguito della adesione del sindaco Melucci a Italia Viva, hanno sparato a zero attraverso il coordinamento esecutivo, attraverso il consigliere comunale Antonio Lenti, contro questa scelta del sindaco, contro il sindaco, contro Renzi, ovviamente. Uno si aspetterebbe che a questo punto lasciassero la maggioranza, sfiduciassero il sindaco, invece no, restano fedeli a questa maggioranza e al sindaco, perché hanno detto: noi continueremo a sostenere il sindaco se manterrà fede al programma elettorale. Hanno il culo attaccato alla poltrona con la colla. Perché dico questo? Allora, dicono testualmente: ricordiamo al sindaco di Taranto che non può portare in dote sul palco del congresso di Italia Viva una intera città, né tantomeno il partito dei Verdi. Bombardano Renzi dicendo: siamo lontanissimi rispetto alle politiche di Renzi. Renzi, autore dei famosi decreti Salva Ilva, del primo scudo penale, delle riforme come il Jobs Act e la buona scuola. Ancora, sono pesantissimi su Italia Viva, su Renzi, e dicono: noi non abbiamo il dubbio, il sospetto, ma siamo certi che Renzi sia contro Taranto e pro Ilva. Quindi uno mette insieme tutti questi elementi e cosa penserebbe? Pensa: cioè, questi se ne vanno via, lo ripeto. Invece no, continuano ad amare il potere. Ma voi pensate veramente che Antonio Lenti, una volta eletto, poteva mettere a rischio il suo posto in consiglio comunale? Ma siamo seri, per favore. E quindi è davvero qualcosa di aberrante. Ancora, sconfessano il sindaco e dicono: noi non crediamo alla decarbonizzazione dell'Ilva, all'acciaio green prodotto con l'idrogeno. Quindi stanno dicendo che tutto quello che ha detto Melucci, ecosistema Taranto e roba varia, sono puttanate politicamente parlando, quindi dovrebbero sfiduciarlo, dovrebbero passare all'opposizione, e invece no, restano con il sindaco. Cioè, vedete un po', proprio sono politicamente ridicoli, ridicoli. Dicono di sostenere ecosistema Taranto e poi e sono i primi a dire: noi non crediamo in questa decarbonizzazione, in questo ecosistema Taranto. Ma rendetevi conto, ma d'altronde di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Di Verdi per caso, come verde per caso è l'assessore Marti, l'assessore all'ambiente Marti. Questo era candidato stava già nelle liste di Taranto Crea, della lista civica Taranto Crea, e poi a pochi giorni dal voto passa nei Verdi per far raggiungere, per portare un po' di voti e quindi innalzare il quorum dei Verdi, per far scattare il seggio. Ma di cosa stiamo parlando? Di un partito che ha come leader Bonelli, che spara a zero contro l'ex Silva e poi si allea col centro-sinistra, con il PD, autore di quei decreti Salvaini. Ma di cosa stiamo parlando? I Verdi sono solo campioni di incoerenza, sono come tutti gli altri, né più e né meno. Allora interessa solo la poltrona, e ve l'ho dimostrato. Loro si sono condannati, tra virgolette, si sono sconfessati, si sono sbugiardati, si sono sputtanati attraverso le loro stesse parole. Sono il contrario di tutto. Contrario, anche amici di Luca Contrario. Ma lasciamo perdere questa battuta. Riflettete, cittadini, riflettete, e capirete come ci troviamo di fronte solo e soltanto a pseudoambientalisti. Ricordatevelo soprattutto quando tornerete al voto.